Vediamo in questa lezione invece quella che ho indicato qui, la legge fondamentale della calorimetria. Vedete, del calore abbiamo dato un po' la prima definizione, una forma di energia che si manifesta, anzi, quella frase che avevo detto, cioè si manifesta quando c'è una differenza di temperatura, adesso la quantificheremo in una legge, in una forma. Poi abbiamo dato l'indicazione dell'unità di misura, quindi la caloria, e quindi quantificata, e visto l'equivalente meccanico della caloria, quindi in joule. La legge fondamentale, come possiamo vedere, abbiamo due corpi, diciamo uno di massa 1, uno di massa 2, questa a temperatura T2, questa a temperatura T1, e diciamo che T1 è maggiore di T2. Che cosa inizierà a succedere, ragazzi? Che il calore inizia a fluire. Allora, io pure sul mio libro ho messo sti zig zag per dire, con le frecce però, per dire che il calore va da una parte all'altra, che insomma non è facile rappresentare. Però dobbiamo quantificare questo calore, cioè quanto calore scorre da una parte all'altra. La legge, quindi, tenete conto, fondamentale, questa è una delle formule che assolutamente dovete cercare di ricordare, che è anche semplice, non è che Q grande, quindi la quantità di calore, è data da M per C per delta T, dove M è ovviamente la massa, C è il calore specifico e delta T la variazione di temperatura. Va bene? Beh, la massa perché è importante? Immaginate che ho un corpo di una massa piccolissima che sta pure a 200 gradi centigradi in contatto termico con un altro corpo, va bene? Che ha semmai anche una massa maggiore. Beh, ci rendiamo subito conto che la quantità di calore che riesce a dare questo corpo 1, per capirci, non è così tanta se la quantità di massa è piccola. Immaginate una goccia d'acqua, no? È acqua quasi bollente, quindi a 95 gradi. Lo metto in un recipiente sempre di acqua, quindi immaginate il corpo 2 per capirci, e faccio scendere quella goccia d'acqua bollente. Quanto calore riesce a fornire in quel recipiente? Veramente pochissimo, non vi pare? Invece immaginate una situazione in cui c'è un recipiente con 1 litro d'acqua e ci ficco dentro 3 litri di acqua bollente, beh, riesce sicuramente a fornire una quantità di calore enorme. Quindi che cosa è cambiata sostanzialmente? Perché è sempre acqua era, semmai le temperature dell'una e l'altra erano identiche, ma la massa, cioè perché ci rendiamo conto che chi fornisce calore più massa ha e più riesce a dare una quantità di calore maggiore, no? Pure una goccia d'acqua bollente ci cade sulla mano, non credo che ci riusciamo a ustionare con una goccia. Se mi butti un bicchiere di acqua bollente, insomma, potrebbe uno avere già una qualche ustione alla pelle. Quindi ecco perché c'è la massa in quella forma. Poi il calore specifico. Beh, le sostanze non sono tutte uguali. Quel calore specifico, quello va a indicare il fatto che, vi ricordate, sta ancora qui. Che ogni materiale ci abbia un calore specifico diverso, come a dire che per innalzare la temperatura di quel grado hai bisogno di fornire più o meno calore. Oh, vedete alcuni 0,09, cioè l'acqua stiamo a 1. Se andiamo a vedere un rapporto, insomma, enorme di quant'è? 10, 100 volte quasi. Quindi con l'acqua devi fornire un calore 100 volte maggiore rispetto al rame. Va bene? Quindi cambia in base alle sostanze. Ecco perché deve assolutamente entrarci anche la C. E poi la variazione di temperatura. Beh, immaginate che metto sempre dei liquidi, ma mi viene più facile l'esempio. In quella vasca sta acqua a 20 gradi e ne metto altra a 21 gradi. Certo, sì, dà un apporto di calore, però
Immaginate, no? Se avessi toccato prima, dici, ma fredda era e fredda è rimasta, non vi pare? Invece, se metto diciamo questa quantità a temperatura T1 molto più grande, ne vedo subito quel riscaldamento, diciamo. Va bene? Quindi ecco perché anche il delta T è importante, perché maggiore sarà delta T e maggiore sarà la quantità di calore che riesce a fornire. Dobbiamo vedere però questa formula sotto due punti di vista, cioè quella di chi cede calore, il corpo 1, e quello di chi assorbe. Non vi pare? Perché uno, allora per il corpo 1 la quantità di calore come sarà? Positiva o negativa? Negativa, lui ce n'aveva e sta iniziando a cedere. Ok? Quindi quella Q, vabbè, che indichiamo sempre, sarà M1 per C1. Quel delta T, però, chiariamolo che cosa sarà? Sarà T2 meno T1. Siccome T2 è più piccolo di T1, ci verrà un valore negativo. Va bene? Dal punto di vista invece del corpo 2, sarà M2 C2 per T1 meno T2. Ok? E questo invece come sarà? Lui sta prendendo, cioè il suo calore sta aumentando e quindi sarà un positivo. Va bene? Quindi anche quando andremo a fare i problemi per applicare questa formula dobbiamo, perché per esempio se ci dice qual è il calore ceduto da un corpo, è chiaro che possiamo tranquillamente ricavarlo anche dal primo. Perché una volta che abbiamo, vedete, la differenza di temperature e quant'altro, riusciamo a vedere, perché dobbiamo sapere la massa, che tipo di materiale è, chiaramente nei problemi, no? Capite, semmai può essere dire quant'è la massa o trovare di che materiale si tratta, quindi la C, o a che temperatura si arriva e quindi coinvolta la delta T, quindi difficilmente i problemi saranno che vi do la massa, vi do il materiale, vi do le due temperature, dice calcolare Q, insomma sarebbe troppo banale. Però diciamo a parte i problemi inversi, ma con queste diciamo indicazioni riusciamo sempre a stabilire quanto calore riesce a essere trasmesso da un corpo all'altro. Un'ultima domanda voglio farvi. Questa cosa, questo processo, come procede? Cioè, continua sempre. No, fino a quando non si guarda la differenza, esiste. Fino a quando si raggiunge una temperatura che viene indicata con TE, che si chiama temperatura di equilibrio. Rifletteteci. Immaginate come fossero proprio dei liquidi, no? Messi in due contenitori. Il primo contenitore, vi ricordate i vasi comunicanti? Cioè il primo che è più pieno inizia a cedere all'altro, ma questo processo inevitabilmente si arresterà prima o poi, perché se continuasse all'infinito, scusate, andrebbe contro quello che abbiamo detto è la natura, no? Cioè se arrivasse che T1 arrivasse a essere minore di T2, che cede calore, diventa addirittura minore. Scusate, che succederebbe? Che il corpo 2, allora lui non potrebbe più continuare a cedere perché ne ha di meno a quel punto, va bene? Il corpo 2 che fa ricomincia a ricedere, cioè non avrebbe senso. Quindi è chiaro che cede calore fin quando non si arriva alla stessa temperatura. Quel T2 meno T1, T1 meno T2, come lo vogliamo vedere, diventa 0, cioè chiaramente con le T finale, scusate, non quello iniziale, cioè questo diventa TE, questo pure diventa TE ogni corpo, quindi il delta T diventa 0, il calore trasmesso è 0 in quel momento. Va bene? Poi il processo può durare più a lungo o essere più lento, dipende dalle sostanze. Un esempio in cui avviene quasi istantaneamente, qual è? Come facciamo a farci la doccia? Ragazzi, se l'acqua avesse bisogno di scambiare calore molto lentamente, e voglia noi a regolare lì, non perché
arriva acqua fredda e acqua calda dalla caldaia, no? Si mescolano lì, proprio in quel coso dove poi, diciamo, nel rubinetto che poi ce lo manda sulla doccia, calibriamo in qualche maniera, no? In base se vogliamo più caldo o più freddo, ma quello scambio di calore è praticamente istantaneo. Se così non fosse, rifletteteci, noi che doccia dovremmo farci? Cioè dovremmo avere una caldaia che ci porta già esattamente alla temperatura desiderata, che ne so, 40 gradi, perché non potremmo miscelarle quelle due. Oh, in un secchio, se mescolo acqua calda e acqua più fredda, vado a toccare dopo un istante, già è tiepida, no? Quindi quella temperatura di equilibrio si raggiunge dopo veramente un istante. Invece per altri materiali non è così veloce. Se io prendo un blocco di ferro arroventato, che sta a qualche centinaio di gradi, e un'altra temperatura ambiente, li metto in contatto termico, quello inizia a cedere calore, no? Si inizia a riscaldare pure l'altro, ma non è così istantaneo, va bene? Quindi ci vuole qualche minuto, insomma, quello che sia, va bene? Quindi per dire che poi la velocità con cui avviene questo passaggio di calore dipende dalle sostanze, perché nei liquidi generalmente è praticamente istantaneo, nei corpi solidi ci vuole qualche istante in più, insomma, qualche minuto, quello che sia. La velocità dipende dalla quantità di calore che Ma ripeto, più che dalla quantità di calore è proprio dal tipo di sostanza. Perché faccio l'esempio, un metallo arroventato, quindi immaginate l'acqua che sta a 90 gradi, c'ha una certa quantità di calore, diciamo un litro, va, per dire un chilogrammo. Un chilogrammo di ferro che sta pure a 300-400 gradi ha più calore, quindi se fosse legata a quanto calore ha dovrebbe darlo più velocemente, invece è proprio perché per il tipo di materia, come è fatto che. Quindi più che legato alle temperature, al calore a cui stanno, è proprio il tipo di sostanza.